Per la 38esima e ultima giornata di regular season del campionato di Serie C Girone B, il Rimini ospita il Romeoneri, il Falenino di Coda è già retrocesso Aquila Montevarchi. 27 punti in classifica contro i 46 di Biancorossi, ai quali basta un pareggio per essere matematicamente nei play-off. In casa romagnola l'unico indisponibile Averi, non al meglio. A sinistra gioca Regini, al centro della difesa Pietrangeli e Gigli, trio d'attacco Biondi, Santini, Piscitella. Prima dell'ingresso in campo delle squadre, il presidente del Rimini Alfredo Rota ed il direttore generale Franco Peroni consegnano la maglia a scacchi numero 3 per la Santissima Trinità al vescovo di Rimini, Monsignor Nicolo Anselmi. Al 14esimo punizione di Regini dalla metà campo, colpo di testa di Del Carro e destro al volo di Piscitella, pallone a lato di un soffio. Al 25esimo altro calcio piazzato dall'altezza della metà campo di Regini, Biondi di testa mette al centro, Santini stoppa di petto e gira di sinistro, sfera tra le braccia di Giusti. Al 31esimo Perez controlla e serve Italeng, che può mettere in mezzo senza ostacoli, il rimpallo tra Laverone e Gigli lascia il pallone in area, Marcucci prova ad approfittarne ma Pietrangeli salva. Al 32esimo Piscitella tocca per Sandri che crossa. Chiti di testa allontana proprio sui piedi di Santini che con una rasoiata dal limite dell'area sblocca il punteggio. 1-0 e 16esimo sigillo in campionato per il bomber del Rimini che festeggia con la sua mitraglia. Al 40esimo rilancio lungo di Zaccagno. Gennari colpisce di testa. Sandri recupera la sfera, avanza e calcia da fuori area. Pallone a lato. Al 44esimo la traversone di Marcucci sorprende la retroguardia biancorossa, Perez devia le spalle di Zaccagno. Si va all'intervallo sull'1-1. Al 12esimo della ripresa Marcucci batte velocemente una punizione, lanciando in verticale Giordani, elegante il controllo, lontano dal bersaglio il sinistro del numero 77 toscano. Al 21esimo calcio piazzato di Marcucci, colpo di testa di Chiti, pallone in rete, ma c'è la bandierina alzata a segnalare la posizione regolare del numero 2 ospite. Al 26esimo Del Carro allarga per Laverone, che conquista la linea di fondo e mette al centro, Santini di testa, poderoso sinistro di Gabbianelli e sfera prima sulla traversa, poi sul corpo di Giusti, quindi oltre la linea di fondo, primo angolo della gara per il Rimini. Al 33esimo Del Carro cambia gioco, Gabbianelli controlla con eleganza di sinistro, si accentra e calcia, pallone tra le braccia dell'estremo ospite. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, finisce 1-1, mister Gaburro si lascia cadere per la liberazione. Il Rimini chiude la regular season a quota 47 come la Recanatese, ma per la differenza reti è decimo e va ai playoff. Nonostante l'obiettivo stagionale sia stato raggiunto, i giocatori di casa escono tra i fischi dei loro tifosi, che applaudono invece i giocatori ospiti per aver onorato il campionato fino alla fine.